L'hai già detto tu, siamo un popolo di migranti, tutto questo è sempre successo e chiaramente non poteva che incrementarsi. Sì, come ti dicevo, noi siamo abituati a immaginare che si arrivi, si parta soltanto perché si scappa da guerre o da situazioni estreme di cambiamenti climatici, che è vero che si parte da situazioni anche di estrema povertà, però a volte si dimentica che si parte anche perché si è giovani, perché anche se si è poveri si ha voglia di avere il diritto di poter inseguire un sogno, come dicevo prima, come noi, come i nostri figli, e non si accetta il fatto che a noi questo sogno non è concesso, che si deve rischiare la vita. E spesso quando si è giovane si pensa di essere anche invincibili, e il film racconta appunto proprio la storia dei due ragazzi che partono con quell'atteggiamento di chi è invincibile, e poi nel momento in cui si rendono conto del pericolo a cui stanno andando incontro, ormai è troppo tardi, perché poi quello che ti raccontano tutti è che una volta che poi sei dentro quel sistema, che è un sistema di morte, è difficile tornare indietro. E quindi, diciamo, è un racconto che noi abbiamo cercato di così mettere in scena come un grande racconto epico, proprio ha una struttura classica. Io la definisco, a volte mi capita di definirla appunto una sorta di fiaba omerica, sembra un'odissea contemporanea, è quella che vivono. Loro infatti quando parlano dicono andare all'avventura, usano questa parola, andare all'avventura. E quindi no, mi viene in mente una cosa che adesso non... Questo film, tra le tante disavventure che mi sono capitate, diciamo, anche prima, diciamo, è stato anche bocciato dal Fondo Europeo, che di solito ha sempre sostenuto i miei film. E proprio per questo mi è venuto in mente, proprio per questo motivo. È un'immagine, che è un fondo che, diciamo, nasce proprio per sostenere un certo tipo di cinema, e che mi aveva sempre sostenuto, quindi ero sicuro che avrebbe sostenuto anche io Capitano. Ha bocciato questo film perché secondo loro era sbagliato trattare un tema così drammatico in maniera avventurosa. Questa è stata la motivazione. E non hanno però avuto il coraggio di scrivere. Ah, non l'hanno scritta? Gliel'ho chiesto, io poi sono sono competitivo, quindi... Te l'hanno detto a voce. Dovevo ancora farlo il film. Mi ha detto, se me lo scrivete, almeno poi, diciamo... Se, dentro di me ha detto, se poi il film dovesse venire bene, almeno... Soltanto me l'hanno detto soltanto a voce. Però, per dire che siamo abituati a trattare questi argomenti spesso in maniera pietistica o... pensando che sia appunto più facile, no? Raccontare facendo dei film a tesi. Quello che noi abbiamo voluto fare invece è proprio dare a voi la possibilità di vivere un'esperienza. Il cinema poi è questo, no? deve toccare il cuore, deve farvi vivere delle emozioni, deve portarvi in un'altra dimensione, ecco, farvi viaggiare. E noi volevamo rendere la macchina della presa invisibile e farvi viaggiare. E per farlo sono fondamentali gli attori, che sono... In questo momento io sono qui da solo, di solito ho fatto sempre questi 3 mesi, abbiamo viaggiato in tutto il mondo sempre insieme, con Seydou, con Mustafa, con Mamadou, che realmente ha vissuto quell'esperienza. E mi dispiace, la prima cosa che ho detto a Felice quando sono arrivato qui è... Mi sono ritrovato qui dentro, ho detto peccato che non ci sono loro. Dove sono loro adesso, Matteo? Stanno a Roma. Con tua madre? Con mia madre. Straordinario.